Se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo. C'è e basta. È la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per la nostra rivoluzione, quella per riprenderci lo spazio pubblico. E noi di Caffè News abbiamo creato questo programma per parlare con persone sparse qua e là per il mondo tramite Skype, che crediamo appunto uno strumento molto semplice ma allo stesso tempo democratico, appunto per incontrare persone che fanno cose concrete per riprendersi lo spazio pubblico. Oggi abbiamo con noi Isabella Tomassi, che adesso Martina ci presenta. Sì, allora grazie Tommaso. Oggi siamo molto contenti perché in questa ricerca di persone che lottano concretamente con lo spazio pubblico ci piace anche intervistare non solo persone un po' conosciute, ma anche cittadini normali come noi. E quindi parliamo oggi con Isabella Tomassi, che è una ragazza che ci parlerà di Pesco Maggiore, che è un piccolo borgo vicino all'Aquila. Il sisma del 6 aprile del 2009, come tutti ricordiamo, il terremoto dell'Aquila, ha distrutto, ha quasi completamente distrutto anche questo borgo. Il paese era già semi-spopolato dall'immigrazione. E che cosa è successo? Che un gruppo di giovani, poi lei ce lo racconterà, invece di prendere su, fare fagotto e andarsene, hanno deciso di ricostruire e di dare vita a un progetto che si chiama Ecovillaggio Autocostruito, in questo posto, appunto, in questo piccolo borgo. Allora, la prima domanda che noi vogliamo fare a Isabella, e a cui diamo il benvenuto nel nostro programma, è appunto che cosa, come mai, come è venuto in mente di restare in questo posto dove proprio voi, che eravate i più giovani, avreste potuto facilmente fare fagotto e andarvene? Perché restare, perché ripartire, perché ripartire con questo progetto? Allora, rimanere è una sfida ovviamente. Grazie intanto e buongiorno a tutti. Scusate, Tommaso e grazie Martina. E allora, restare a Pesco Maggiore, intanto io sono dell'Aquila Centro, diciamo, quindi per me rimanere a Pesco Maggiore vuol dire avere la possibilità, essermi creata con questo progetto insieme agli altri, la possibilità di rimanere all'Aquila, quindi di ricostruire la città e i suoi borghi perché sono inseparabili, insomma, non si ricostruisce l'una senza l'altro, questo è molto importante. E quindi rimanere vuol dire darsi una possibilità e sperimentare tantissime cose nuove che, come abbiamo fatto finora e come stiamo continuando a fare, a livello tecnico che a livello teorico, no? Quindi la partecipazione, il co-housing, tantissime cose, insomma. E poi, come dire, è una questione di salvaguardia dell'affetto, della memoria, degli amici, della famiglia, insomma, nonostante io ami tantissimo viaggiare, quindi sicuramente continuerò a farlo, però, insomma, ho trovato un posto, cioè il mio posto per rimanere. Ecco Isabella, allora magari spiegaci un po' in che cosa consiste precisamente il vostro progetto e come funziona. Dunque, quindi Eva è nata dopo il sisma, appunto per dare alloggio temporaneo, perché sono strutture temporanee purtroppo, ma da ordinanza, non per come sono fatte, a appunto paesani di Pesco Maggiore che ne avessero bisogno, perché fino a un certo punto, insomma, non erano previsti alloggi temporanei nei paesi. Quindi, insieme appunto al Comitato per la Rinascita di Pesco Maggiore, che poi ha messo a disposizione i terreni in comodato d'uso gratuito, quindi i terreni sui quali abbiamo costruito sono stati messi a disposizione dai paesani per questo scopo di costruire case ecologiche per altri paesani che avevano bisogno di casa, perché per fortuna alla fine, quando si sono fatte le verifiche, non tutti avevano bisogno di casa. E quindi è iniziata tutta la cosa, perché poi abbiamo incontrato degli architetti che ci hanno fatto il progetto, che hanno capito la situazione, che hanno lavorato in situazioni di emergenza in altre parti del mondo e quindi hanno capito di cosa avevamo bisogno, quindi una casa a basso consumo, a chilometro zero, ecologica e autocostruttibile. E quindi questo è, la paglia è stata questa, cioè è stata decisa per questo. Spiegaci anche un po' l'utilizzo, ecco, delle case di paglia, come mai è venuta questa idea e se avete preso ad esempio qualche altra zona o qualche altro posto.
Allora, la casa di paglia esiste da quando esiste l'imballatrice, quindi dalla fine dell'Ottocento, quindi purtroppo però è una tecnica che si è sviluppata un po' più a Nord Europa e Nord America, e infatti si chiama tecnica nebrasca quella con la quale abbiamo costruito. Comunque le case di paglia è stata l'idea, diciamo, che ha unito più cose insieme, più esigenze. Intanto la paglia è un isolante fantastico, uno dei migliori al mondo, quindi praticamente hai sempre una temperatura costante in casa anche senza riscaldamento, e questo a 1000 metri, quando arrivi a meno 16, meno 18 gradi esterni, insomma, fa la differenza. E poi si può trovare nei dintorni facilmente perché bastano dei campi di grano, insomma, per fortuna ancora qualcuno coltiva il grano. E poi è abbastanza facile da usare in autocostruzione perché appunto non di malte e calcestruzzi e poi appunto non è non si perpetua questa idea che si può costruire solo col calcestruzzo, quindi soltanto diciamo sventrando le montagne per fare il cemento, quindi il problema delle cave, perché appunto tra l'altro in Abruzzo è molto sentito questo problema delle cave, perché avendo tante montagne appunto molti privati vanno lì e prendono questo bene comune che sono appunto le nostre montagne e le mangiano, insomma, in sostanza. Quindi anche era un messaggio anche, diciamo, alla cementificazione, no? Del post-sisma, con le case del progetto CASE di Berlusconi e tutto il resto che si stava facendo, insomma. Ma quindi, Quindi scusami se ti interrompo, è una cosa meravigliosa quella che ci stai raccontando. Voi vi state autocostruendo o avete autocostruito un villaggio facendo case ecologiche, case di paglia, ma dici un po' appunto quante case avete costruito, quante persone ci abitano e soprattutto come avete fatto voi ad autocostruirvi? Non avete avuto fondi, avete tutta allora, roba vostra, le persone vi hanno aiutato? ti rispondo tutto partendo dalla fine, dall'ultima domanda che mi hai fatto. Praticamente all'inizio, dopo che abbiamo avuto questa idea, abbiamo incontrato Paolo Robazzo e Fabrizio Savini, che poi hanno realizzato il progetto e che sono rimasti con noi 6 mesi insieme a Caleb Morey Badiou, che è appunto questo ragazzo irlandese esperto di case in paglia e quindi che ci ha fatto da maestro, da mastro di cantiere, insegnandoci a costruire queste case. Praticamente abbiamo avuto la fortuna di una donazione particolare che è stata quella del sito, un sito molto bello, una versione quindi precedente a quella che potete trovare adesso su internet, www.pescomaggiore.org, e quindi che ci ha permesso di fare sia una campagna per gli aiuti, cioè per persone che volessero venire liberamente senza protezione civile, così a dare una mano. E ce ne sono stati centinaia e centinaia da tutta Italia e da tutto il mondo, e poi una campagna di donazioni. Quindi le donazioni, con le donazioni siamo fermi già da un po' di tempo, ma giusto è così. Infatti abbiamo continuato comunque a mettere noi dei soldi, ovviamente autotassandoci, a partire dall'agosto 2009, quindi abbiamo fatto un calcolo a seconda delle stanze che ognuno di noi copriva, insomma, così. Perché facciamo co-housing, quindi non tutte le case sono coperte da un'intera famiglia, no? E niente, poi quindi sono arrivati 150.000 euro che sono servite per fare tante cose, dagli studi geologici, perché insomma non volevamo ricostruire sulle grotte o su terreni, no? Non adatti al sisma, appunto gli sbancamenti, le piattaforme di cemento, le strutture di legno. Ormai siamo diventati un po' esperti di costruzione, quindi ti posso parlare di tecnica per tanto per ore, però ecco, questa è stata la cosa. Siamo riusciti subito ad avere questa forte solidarietà da tutte le parti d'Italia, associazioni di motociclisti, gruppi di cattolici, scout, famiglie, centri sociali, di tutto e di più, cioè in maniera molto molto trasversale. E quindi niente. Abbiamo potuto affrontare le prime spese e poi, ti ripeto, stiamo ancora finendo il cantiere, quindi adesso stiamo terminando l'ultima casa, cioè la quinta, per accogliere il decimo abitante di Eva. E quindi fino ad ora siamo 9. Abbiamo realizzato la fitodepurazione, che è in via di approvazione dalla provincia. Abbiamo realizzato tante piccole cose,
paese, perché poi, appunto, come dicevo all'inizio, l'obiettivo dello stare qua è starci in maniera sostenibile, insomma, dando un esempio di come si può fare a costruire con pochi soldi, anche rispetto appunto a quello che è stato fatto dal governo, in maniera solidale, in comune, eccetera, eccetera, però per spingere per la ricostruzione, no? Quindi abbiamo dato dei segnali in paese, anche insomma, siamo attivi politicamente all'Aquila, politicamente intendo come cittadinanza attiva, non come partiti, e quindi ecco, questo è quello che facciamo sostanzialmente. Poi abbiamo iniziato anche contemporaneamente a tutto questo un'attività agricola, quindi produciamo zafferano che vendiamo ai gas, ai gruppi d'acquisto in Italia, zafferano, farro, grano solina, perché sono tutte varietà autoctone che cerchiamo di preservare con dei progetti che abbiamo attivato con il Parco Nazionale Gran Sasso, alla porta del parco del Gran Sasso, quindi è un posto anche molto molto bello. Io volevo chiederti invece quali difficoltà avete incontrato, perché immagino che un progetto così nuovo, così giovane, così folle abbia avuto tanti ostacoli a partire dalle istituzioni e anche magari dagli abitanti stessi di Pesco Maggiore, non lo so, ti chiedo. Certo, allora, guarda, le istituzioni nel marasma appunto dell'emergenza, del post-emergenza, le tendopoli, eccetera, eccetera, ci hanno ignorato, quindi benissimo così, in un certo senso, quindi non ci hanno né aiutato in alcun modo né ostacolato più di tanto. Quindi, ok, adesso vedremo perché insomma. La questione è ancora tutta da mettere a posto, insomma, dal punto di vista del comune dell'Aquila. Poi, invece, dal punto di vista delle persone, quello è stato un po' più duro e più evidente come ostacolo, perché appunto quando abbiamo iniziato il progetto siamo andati nella tendopoli di Pesco Maggiore a proporre in maniera partecipata, ma insomma un po' rapida, perché appunto era una questione emergenza, quindi dovevamo decidere abbastanza velocemente, per chi volesse partecipare, per chi volesse appunto insieme a noi autocostruire, investire in questa idea, in questa cosa, e molti ci hanno appoggiato, ma tanti altri ci hanno pure guardato un po' strano, ci hanno detto ma case di paglia, porcellini, nah, ma che sono, ma che faccio, vado a vivere in un pagliaio, cioè no? Tutte cose di questo genere, tanta diffidenza, poi sti giovani, sì, vabbè, mo fanno le case, figurati, non sono capaci manco di, no? Di fare niente. E quindi, insomma, questa diffidenza per fortuna l'abbiamo vinta sulla stragrande maggioranza delle persone, perché poi hanno visto la concretezza delle cose, ma è giusto così, perché poi tante chiacchiere si fanno, no? Ne sentiamo di tutti i colori, in televisione, radio, internet, cioè di chiacchiere se ne fanno tante, poi effettivamente la realizzazione è sempre più problematica. E invece devo dire che adesso, insomma, siamo abbastanza integrati nel paese, anzi, insomma, facciamo tante cose insieme, come questo fine settimana, andiamo a raccogliere le erbe di San Giovanni, no? E vedremo un documentario insieme in piazza, insomma, stiamo cercando di rendere questo posto attraente anche per altre persone che volessero venirci, non all'ecovillaggio perché le case sono queste e non vogliamo continuare a costruire, non siamo i palazzinari di paglia, no? Però per riabitare Pesco Maggiore, Pesco Maggiore e altri borghi dell'Appennino che sono spopolati e che sono posti meravigliosi comunque. Anche questo è un altro messaggio che noi cerchiamo di dare, cioè cercare di rendere abitabili, attraenti, insomma, come dire, accessibili questi borghi bellissimi che sono appunto abbandonati dalle migrazioni degli ultimi 50 anni, insomma. Certo, per quanto riguarda il terremoto in Emilia, si è Sì. tanto parlato, si è fatti confronti, eccetera. Allora voglio sentire un po' la vostra opinione, la vostra percezione, un po' che consigli anche avete da dare appunto ai compagni, amici emiliani. Sì, allora io intanto sono già passata rapidamente in Emilia per vedere un po' con i miei occhi, comunque semplicemente
non so, incontrare le persone, guardarle negli occhi. Purtroppo è stato molto doloroso perché è stato proprio un déjà vu pazzesco, insomma. Quindi ha una dimensione per noi affettiva e di risveglio del dolore pazzesca, insomma. Quindi tutta non solo la solidarietà, ma proprio la comprensione più profonda verso quello che stanno vivendo. La paura soprattutto. Da un altro lato, i confronti non si possono fare mai perché appunto sono due situazioni davvero troppo, troppo, troppo diverse. Fare i confronti è fare demagogia, secondo me. Scusate, ma lo dico proprio con forza, perché sono stati fatti confronti ancora con questo razzismo poi verso il sud. Gli italiani si sono pianti addosso, gli emiliani, l'Emilia lavoratrice invece si rimboccherà subito le maniche. Cioè, loro, allora noi siamo appunto stati strumentalizzati nel solito verso del sud piagnone, eccetera, che non si può più sentire nel 2012, veramente basta. E invece loro si sentivano strumentalizzati nell'altro verso, cioè me l'hanno proprio detto che, oddio, mo vedi che col fatto che siamo così bravi e lavoratori e ci rimbocchiamo le maniche da soli, non ci vengono a dare manco una mano, a aiutare a quello che ci serve, no? Cioè, Certo. insomma, basta con queste cose. Le persone, siamo molto simili in tutto, cioè quando c'è un trauma, è difficile reagire, è inutile, cioè è inutile. Puoi avere una reazione adrenalinica, no? Come dire, istintiva, ma poi l'adrenalina si sgonfia e devi fare i conti con le cose che hai perso, con le persone che hai perso, con tutti i riferimenti di memoria geografici, che hai perso. Cioè, e quelle sono cose molto più profonde del rimboccarsi le maniche, che vuol dire, anche perché poi è demagogia, perché per esempio nessuno lo sa, solo i terremotati lo sanno, adesso lo sanno anche gli emiliani. Le macerie di casa tua non sono tue, sono dello Stato, quindi tu non le puoi toccare. Quindi, cioè, no? Anche volendo togliere le macerie da casa mia, non lo potrei fare, non l'avrei potuto fare se non essendo arrestata. Chiaro? Cioè, Sì, ci sono sì. una serie di meccanismi burocratici, siamo in una società ipercomplessa. I meccanismi burocratici che abbiamo innescato per agevolarci la vita, in realtà spesso la rendono assurda e complessa. E quindi questo è uno dei casi. Nel terremoto e nelle emergenze in Italia, tutte le assurdità, no? Possibili. Poi c'è da dire che c'è una condizione politica completamente diversa. Noi avevamo Berlusconi, che insomma, voglio dire, l'avete visto tutti quello che ha fatto. È venuto 40 volte, in pompa magna, lui, solo lui, il salvatore, cioè, no? Invece Monti, per quanto io non sia assolutamente d'accordo con la politica che sta facendo in Europa, eccetera, eccetera, assolutamente no, però non è, insomma, alla stessa stregua. E dicevo, c'è ancora tantissima confusione proprio negli animi, insomma. E questo impedisce la lucidità necessaria appunto a fare tutto quello che c'è da fare, che è tantissimo. E con questo non voglio giustificare tutto, è assolutamente, però anche appunto oltre al trauma, poi lo shock di 8 mesi di tenda o di un albergo, insomma, e quindi di una gestione post-emergenza di quel tipo, vi assicuro che insomma non lo auguro a nessuno, tantomeno agli emiliani, e spero che insomma, non gli tocchi la stessa cosa. D'altro canto, gli direi di non, cosa che ho fatto quando ho potuto, di non aspettare l'estate, di non far passare l'estate. Se dovessero avere veramente bisogno di casa, di organizzarsi in quest'estate, perché dopo è tardi, cioè. Passata un'estate, poi dopo deciderà il governo dove andrai a dormire, a vivere, a mangiare, a crescere i tuoi figli, eccetera. Saranno loro a decidere se andrai in albergo, andrai e dove, no? Saranno loro a decidere cosa farai. E questa è la cosa peggiore che ti può succedere. Almeno noi, Certo. nel piccolo, nel povero, senza tanti soldi, abbiamo deciso dove andare a vivere, con chi e perché. Va bene, Tommaso.
Sì, per concludere la nostra puntata della panchina, ti sottoponiamo al gioco che facciamo tutte le volte, che si chiama Fallo per me. Noi ti chiediamo appunto di pensare e di proporci un'azione che tu vorresti che il tuo vicino facesse per te, e secondo te con questa azione potrebbe migliorare il tuo modo di vivere, potrebbe migliorare il nostro vivere in una specie di comunità. Quindi qual è il tuo fallo per me che chiedi a noi? Al mio vicino qui, cioè ideale qui a Pesco Maggiore, o non ho capito, In o anche a generale, può essere il tuo vicino di Pesco Maggiore, come possiamo essere noi, come possono essere le generale, persone che ci stanno guardando. Un'azione concreta che tu chiedi perché appunto lo spazio pubblico che vogliamo riprenderci sia più realizzabile possibile. sì, no, quello che è importante è la cura dello spazio pubblico, la cura come azione quotidiana, non un gesto sempre plateale, sempre, no, repentino di un giorno che andiamo là e tutti quanti ci prendiamo il giardinetto, lo puliamo, ma proprio poi bisogna tornarci tutti i giorni a curare i fiori, a vedere come stanno le panchine, appunto, se qualcuno già le ha rovinate o no, se c'è bisogno di qualcosa, se magari si può aggiungere una cura quotidiana, non diciamo sempre queste solo azioni così. Quindi il vero lavorio invisibile, quello che non dà notorietà a nessuno, quello dobbiamo tornare a essere un po' più umili. Adesso vogliamo andare tutti a fare star in televisione, a fare i cantanti, i ballerini, no? Certo, Quindi, insomma, va bene. questo. Perfetto, perfetto. Allora, noi intanto ti ringraziamo. Ricordiamo che chi vuole vedere il sito, poi non so, venirvi a trovare www.pescomaggiore.org. Sì, avvertiteci prima e passate. Perfetto. E se invece per qualsiasi problema per questa puntata, se volete darci consigli, scriverci, scrivere a Tommaso, ci potete scrivere a redazione chiocciolacaffenews.it, giusto, Tommy? Sì, noi aspettiamo le copiose mail che vorrete mandarci. E vi ringraziamo ancora una volta per l'attenzione, per averci seguito. E ringraziamo tantissimo Isabella Tomassi per la sua esperienza, per quello che ci è venuto a raccontare. E E buon lavoro. vi diamo Grazie, appuntamento alla grazie prossima puntata. ancora, ragazzi. Ciao. Venite a trovarci, mi raccomando. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao.